Cambiamento comincia dalle persone che vogliono cambiare e che vengono messe in condizioni di sperimentare, perché il cambiamento è sempre un'attività rischiosa, incerta e richiede, oltre che molta determinazione, un ambiente favorevole. Quello che noi abbiamo trovato, perché come esperienza di Bollenti Spiriti in Regione Puglia, diciamo, parlo a nome di un'esperienza plurale, che ha coinvolto molte persone, noi abbiamo trovato una condizione molto favorevole al cambiamento. E questo è secondo me, il fattore decisivo, dire, che poi produce risultati. Adesso sto parlando da Cipro, per la cerimonia di premiazione di questi premi per la promozione d'impresa che la Commissione ha lanciato qualche tempo fa. E siamo naturalmente molto orgogliosi di essere qui, perché noi come Bollenti Spirit non ci occupiamo in particolare di imprenditorialità, ma come è noto siamo un programma di politica per i giovani. E qui siamo in mezzo a un ambiente di innovatori di questo settore, no? E siamo quindi molto esposti a queste storie che vengono da tutte le parti d'Europa, allora la Finlandia, e allora l'Inghilterra, e allora la Germania, eccetera. Viene facile un confronto al sud. Io penso che innovare al sud voglia dire levarsi di dosso l'imbarazzo e il complesso di inferiorità, e pensare che non solo è possibile, ma che siamo anche chiamati a trovare la nostra strada per innovare. Il web è un fantastico strumento per l'innovazione, però come sempre accade per gli strumenti, non bisogna cambiare, diciamo, scambiare gli strumenti per l'intenzione di chi li usa. Il web cambia indiscutibilmente le dinamiche. Questo, diciamo, ci costringe in qualche modo a ripensare molte delle nostre pratiche da tutti i punti di vista. Però esiste, credo io, anche ed esisterà sempre un modo sciocco di usare la rete, un modo escludente di usare la rete, un modo autoritario di usare la rete, così come un modo intelligente, spiritoso, creativo e democratico. Essere irriverente, di essere irriverente. Ma se ci rivolgiamo ai giovani, e per giovani intendo chiunque svolga un'attività per la prima volta, quindi un recente, un nuovo, no? Beh, insomma, l'irriverenza è un po' una condizione intrinseca, ecco. Non farsi bloccare dalla sensazione di inesperienza, e approfittare di ciò che non si sa per verificare che quello che ti viene detto sia poi davvero così importante. Einstein diceva: tutti pensano che una cosa sia impossibile finché arriva uno che non lo sa e la inventa. Penso che questo valga per chiunque inizi a fare una cosa per la prima volta, e valga naturalmente per chi, per questioni generazionali, è necessariamente un nuovo arrivato.